raccontare un territorio, anzi il territorio, che nel corso dei secoli l'uomo ha dovuto modificare per creare un habitat ideale e non più malsano per garantire condizioni di vita e di sviluppo. Un festival della bonifica, il primo, parte da Sandona di Piave con l'ambizione di poter raccontare in modo diversificato ed esaustivo questo lungo cammino che non si è mai concluso. Terre Volute per noi significa la nostra storia, da qui quasi 100 anni fa siamo partiti e oggi stiamo raccontando un mondo della bonifica che da allora si è evoluto e ha saputo essere un ente moderno per i ruoli e le competenze che ha svolto, ma soprattutto per creare quella sicurezza del territorio, quella bellezza del territorio che permette la produzione industriale, ma soprattutto una produzione agroalimentare che c'è invidiata nel mondo e che è prima al mondo per qualità e salubrità. 4 giorni di eventi estremamente diversificati, dagli spettacoli musicali e teatrali con nomi di spicco come Antonio Pennacchi, Mario Tozzi, Luca Mercalli e la banda Osiris, a convegni, incontri, mostre e mercatini. Decine di esperti a relazionare almeno 500 studenti provenienti da tutto il Veneto a seguire le lezioni che spiegano l'evoluzione del territorio attraverso l'attività messa in atto negli anni degli 11 consorzi di bonifica veneti. Da un punto di vista scientifico, con la partecipazione dell'Università di Padova, ma anche di tutti gli esperti dei consorzi di bonifica, vogliamo cercare di capire come oggi si può rigenerare il territorio, si può ricostruire una città diversa, una realtà urbana che appunto dialoghi molto di più con il territorio che la ospita. E nello stesso tempo coinvolgere però anche tutta la cittadinanza, le persone che davvero quotidianamente vivono su territori che sono artificiali, che in realtà non esisterebbero, perché se noi spegnessimo le idrovore tutte queste terre verrebbero di nuovo sommerse. Quindi la gente deve capire anche questo, no? Deve capire che il mantenimento di questa realtà è un'opera che si svolge quotidianamente e quindi avere rispetto di chi vi lavora, ma rispetto, ognuno di noi deve rispettare appunto l'ambiente che ci ospita. Perché a Sandona di Piave? Il Festival della Bonifica ha nel capoluogo del Veneto orientale il luogo ideale per rappresentare il frutto di una massiccia opera di bonifica, eppure uno scopo puramente didattico. Far capire cosa sono e cosa fanno i consorzi di bonifica, il rapporto che hanno i consorzi di bonifica nel territorio, in principal modo nel territorio veneto, ma anche nel territorio nazionale, partendo da Sandona, perché a Sandona nel 1922 si è svolto il primo congresso che ha sancito la partenza della bonifica integrale. Quindi partendo da Sandona, e passatemi il termine, arrivando a Sandona nel 2022, quando ci sarà il centenario di questo convegno, per far capire la modernità, l'approccio che hanno i consorzi di bonifica, far capire cosa fanno e cosa faranno i consorzi di bonifica nel territorio per dare quelle risposte che un territorio ha. Proprio a Sandona si operò un deciso cambio di marcia nell'operare in ambienti malarici. Fu un convegno che dette delle prospettive nuove, riprese la voce, l'idea della bonifica integrale, una bonifica che quindi non doveva solo occuparsi delle acque, dell'irrigazione, ma anche delle persone che abitavano in questi territori, degli uomini che vi lavoravano quotidianamente. Quindi un'idea nuova di bonifica, un'idea nuova di mantenimento del territorio. E si parlò davvero di molte tematiche interessanti che noi oggi con questo nuovo festival vogliamo riprendere. I dibattiti e i convegni di Terre Volute danno invece uno sguardo più approfondito al presente e ai possibili sviluppi futuri. Il Veneto, insieme ad altre regioni del nord Italia, è una delle regioni più evolute del nostro territorio, anche soprattutto dal punto di vista economico. Se questa economia, questo sviluppo del territorio negli anni c'è stato, è grazie al lavoro quotidiano dei consorzi di bonifica e che lavorano quotidianamente per garantire la sicurezza di questi territori. Allora tutto questo, insieme ai cambiamenti climatici che purtroppo stanno facendo da padrone, stanno dimostrando tutta la sua arroganza e la cattiveria rispetto a un territorio che è fortemente mutato, non solo per i cambiamenti climatici ma soprattutto per le forti urbanizzazioni che abbiamo avuto, i consorzi di bonifica hanno saputo accompagnare, in particolare nel Veneto, questo l'hanno saputo fare in modo eccellente, questi cambiamenti. In questa partita siamo assieme alla Regione del Veneto, all'Università di Padova, all'ANCI, ai consorzi di bonifica del Veneto, quindi un territorio per rappresentare un territorio.